Dopo la metà di gennaio si toccherà il picco dei contagi da influenza. I casi, spiega il sindacato dei medici territoriali, sono in forte crescita, mentre l'adesione alla campagna vaccinale è partita in ritardo per via delle alte temperature dei mesi scorsi. Per questo è importante vaccinare il maggior numero di persone anche in ritardo rispetto ai termini consueti, compatibilmente con la disponibilità di vaccino, spiega il segretario di FMT Ernesto Lavecchia. L'epidemia vaccinale sta andando oltre ogni aspettativa. Quindi il picco sta salendo, abbiamo un sacco di pazienti affetti da influenza, il picco è atteso per la fine di questo mese, per cui l'invito che facciamo è quello di continuare a vaccinarsi, soprattutto per i pazienti fragili e pazienti con patologie croniche, in maniera tale da potersi immunizzare e poter quindi affrontare i prossimi mesi in piena tranquillità, considerando che l'influenza è una patologia che non è esente da rischi e quindi proteggersi è sicuramente una cosa importante. L'invito per tutti coloro che ancora non abbiano effettuato la vaccinazione antinfluenzale è di utilizzare il mese di gennaio per immunizzarsi contro una patologia che non è esente da rischio. I medici di famiglia sono a disposizione a continuare la campagna vaccinale anche nel mese di gennaio.